Esatto. Allora, anche a te complimenti per il gol e la prestazione, forse però ancora non sei proprio a pieno regime al 100%, ti abbiamo visto qualche momento forse con qualche difficoltà o anche la temperatura, poi però il gol ti ha aiutato a finire crescendo forse. Siete voi quelli che giudicate, quindi non ci sono problemi. Comunque l'importante è che il Benevento abbia vinto, questa è la cosa primaria. No, ma era una domanda di essere la condizione, no, come ti senti, se puoi dare di più, se puoi, cioè... Ma sicuramente posso dare questo non era una, non voleva essere una cosa. No, no. Può dare di più. Non ci sono problemi. Sicuramente posso dare di più. Ciao. Allora, ciao. Di oggi, il terzo gol, questa esultanza sotto la curva sud, dalla settimana scorsa abbiamo visto che la squadra ha stretto un patto con i ragazzi che vi incitano per tutta la gara, ci puoi spiegare questo connubio con la tifoseria? Io vedo proprio che c'è già grosso unione. Ti faccio questa domanda perché negli ultimi anni invece non era così. Questo non lo so. C'è un'alchimia. No, no, vabbè, io vengo da 5 anni a Piacenza dove, diciamo, il tifo non esiste, quindi sto riprovando delle sensazioni belle, perché vedere la gente allo stadio senza i tifosi allo stadio non è calcio. Ciao. Complimenti per il gol, per il nome, che non viene come te, se non viene mai del mattino, è piacere di conoscerti e volevo chiederti, avete vinto 3-0 contro il Lumezzane che molti pronosticano squadra almeno da playoff, quindi ha un significato molto particolare, cioè perché li avete, come si suol dire, letteralmente asfaltati. Ma guarda, diciamo che il risultato non rispecchia proprio la partita, perché il primo tempo, diciamo che se finiva in parità, nessuno poteva dire niente. Ma questo noi lo sapevamo perché il Benevento è un'ottima squadra, ma il Lumezzane è un'ottima squadra, questo ci rende merito di questa vittoria, ma siamo consapevoli anche che siamo ultimi in classifica, quindi diciamo che il nostro campionato inizia da domenica. Sì, però è anche vero che nel primo tempo anche due pali, quindi in realtà una gol parità era giusto che finisse. Vabbè, cioè, li avete detto, vabbè. Comunque complimenti. Grazie. Visto che tu hai detto che il campionato inizierà da domenica, a livello mentale adesso, quanto incide il fatto di aver azzerato la penalizzazione e di guardare avanti in modo diverso? Beh, ti dico, a livello mentale noi diciamo che non ci abbiamo pensato a questi 6 punti di penalità, sennò fidatevi, dura giocare con meno 6. Purtroppo paghiamo cose, colpe non nostre, questo diciamo che un po' di fastidio perché ora eravamo più in classifica, però fa niente. Va bene così? Ok. Va bene, grazie.